Faccio solo finta di essere agitato. Bene, no, ho appena detto a quelli di TikTok che voi siete più scemi di quelli di TikTok, però adesso bisogna capire tra la comunità di TikTok e la comunità di YouTube quali sono quelli più scemi. si vede qualche finestra. Vabbè, comunque, vediamo un po'. Non sappiamo chi è più scemo tra la community di TikTok e quella di YouTube. Comunque. Giusto per farvi un po' di complimenti. Allora, partiamo. Allora, quindi far innamorare una persona difficile non è una missione impossibile. Basta usare le tecniche giuste, basta usare le strategie giuste e voi potete, diciamo, utilizzare le strategie giuste per far innamorare. Quindi, il concetto di fondo è: una persona è difficile nei limiti in cui voi la considerate una persona difficile. Questo è il concetto fondamentale. La mia è un'incazzatura controllata. Bravo, Crazy Robby. Crazy Robby sembra scemo, ma in realtà è furbo. Arriva questa Befana Carampana, sei te sfocata! Questa qua c'ha la cataratta! C'ha la cataratta! Per quello che vede sfocata. Cioè, pensate che su YouTube questa c'ha la cataratta e viene a dire che vede tutto sfocato. C'ha 90 anni con la cataratta e dice che vede tutto sfocato. Comunque, andiamo avanti. Ha la cataratta quella, ci credo che. Cioè, io non so, ho persone che sono anche con la cataratta e dicono che vedono tutto e vedono tutto sfocato. C'ha la cataratta, c'ha 90 anni, vatti a fare la cataratta, no, Befana. Allora, partiamo e veniamo al tema. Allora, se voi volete far innamorare la persona giusta, se voi volete far innamorare la persona che vi interessa, dovete tenere presente un fatto fondamentale. Prima di innamorarti te, devi capire chi hai davanti, capire il tipo di personalità e fare anche un ragionamento, no? Perché se tu ti innamori di una persona difficile, cioè ti innamori di una persona che non ti dà quello che tu vuoi, ti innamori di una persona che, diceva scherzo, Robby è un grande, Crazy Robby è un grande, ti innamori di una persona che non ti dà esattamente quello che vuoi, ti innamori di una persona difficile, ti innamori di una persona problematica, ti innamori delle pene d'amore, perché purtroppo sono i turbamenti d'amore che fanno innamorare, cioè sono i turbamenti d'amore che generano attaccamento. Allora, il problema è tuo, fondamentalmente sei un coglione o sei una cogliona a innamorarti di una persona sbagliata, ma perché avviene questo innamoramento delle persone sbagliate? Perché ci sono alcuni che sembra che vadano a cercarsi col lanternino. Non so, avete presente quelle persone che vanno proprio a cercarsi col lanternino quelli che non gli danno quello che vogliono? Vanno a cercarsi col lanternino le persone sbagliate. Ad esempio, io sento spesso, no, ci sono donne che vorrebbero mettere su famiglia. Ci sono donne che vorrebbero mettere su famiglia e poi si innamorano degli uomini sposati. Ci sono donne che vorrebbero un uomo nei secoli fedele come l'arma dei carabinieri e poi si innamorano di un libertino, di uno che ci prova con tutte, di uno che se le fa tutte. E allora qui il problema è vostro fondamentalmente. Quindi voi prima di innamorarvi dovete fare due cose fondamentali. Esatto, è come se faceste un concorso, bravo Crezi, un concorso a carattere nazionale o internazionale, per cui il bravo ragazzo, quello che sarebbe disposto a darti il suo cuore, la brava ragazza, quella che sarebbe disposta a darti il suo cuore, la scarti e ti vai a innamorare invece dello stronzo selezionato che non ti dà niente, che ti dà soltanto dei problemi. Perché noi ci innamoriamo anche dei nostri problemi. Quindi quello che dovreste imparare, d'altra parte, quello che dovreste imparare a fare è quello che, diciamo, è quello di riconoscere prima la tipologia della persona che avete davanti. Perché se tu non riconosci la tipologia della persona che hai davanti,
È come andare alla cieca, no? Perché voi siete dei coglioni fondamentalmente, sia gli uomini che le donne. Ad esempio, facciamo un esempio pratico. Qualunque donna, quando va, diciamo, ma non c'entra che le bugie hanno le gambe corte! Voi vi innamorate proprio perché quello vi racconta delle palle! Questo è il problema! Non è che quello mi ha raccontato una palla e poi io l'ho scoperto e l'ho mandato a fanculo. Non è quello! Perché se fosse così sarebbe una cosa normale. No, quello vi racconta delle palle, voi deliberatamente ci credete. Oppure se non ci credete, vi innamorate lo stesso perché siete coglioni. Questo fondamentalmente siete coglioni. Sapete che vi raccontano palle, le vedete e vi innamorate lo stesso perché siete coglioni. O coglioni. Perché sarebbe normale, no? Se uno dice mi ha raccontato una palla, ho scoperto che mi ha raccontato una palla, mi diceva che era single, ho scoperto che era sposato e l'ho mandata a fanculo. Invece mi ha detto che era single, ho scoperto che era sposato e mi sono innamorata ancora di più e cercavo di fargli lasciare la moglie. E questo è il problema. Il problema è quello. No, sto urlando, ho la finestra aperta, non vorrei. Qualcuno dice che cazzo succede? Tra un po' mi vengono a suonare. Vengono a suonare i vigili per schiamazzi notturni. No, è che non è ancora notte, però sono appena le 8. Vabbè, quindi se no poi ci sono gli schiamazzi notturni. E comunque il concetto fondamentale è questo, no? Ma uno dice: ma perché succede questo? Ma perché succede questo? Beh, questo succede per un fatto molto semplice, che voi praticamente cioè vi innamorate delle situazioni difficili. Questo è un esempio, no? Facciamo un esempio. Se voi avete giocato da bambini con un giochino elettronico, ecco no, ma volevo fare un altro esempio però. Voi dovete capire chi avete davanti, questa è la cosa fondamentale. Prima di innamorarvi dovete capire chi avete davanti. Non va mai comprato qualcosa a scatola chiusa. È come se un uomo andasse a comprare un'auto senza che avesse visto grazie Annalisa. Fate donazioni anche voi, barboni che non siete altro. Fate come Annalisa che fa donazioni, barboni. Oppure abbonatevi al canale. Questo è il concetto, no, di fondo. Il concetto di fondo è questo, no? È come se un uomo andasse a comprare un'auto, è come se un uomo andasse a comprare un'auto e senza sapere che auto compra. Nessuno lo farebbe, no? Oppure una donna, non so cosa comprano le donne, saluto Robby, che cosa comprano le donne? Boh, gli uomini comprano le auto e le guardano bene. Un uomo prima di comprare un'auto va a vedersi l'allestimento, va a vedersi il motore, e non è che uno compra un'auto a muzzo, sarà diesel, sarà benzina, sarà elettrica, quanti cavalli ha, quanto va, quanto consuma, bla bla bla. Tutti andate a vedere pure, che ne so, se è cromata, se non è cromata, andate a vedere tutto. Non è che dite, ah, compro un'auto, ma è qualunque, mi innamoro di un'auto così. No, andate a vedere, una donna non so, può comprare una borsa. Beh, una borsa tanto non c'è tanta differenza. Io non vedrei la differenza di una borsa da 30 euro con una da 3.000 euro, però diciamo non lo so. Oppure ecco, una donna, facciamo l'esempio dei capelli, no? Perché le donne vanno dal parrucchiere, no? Quando una donna va dal parrucchiere, dirà bene al parrucchiere, diciamo, dirà bene al parrucchiere. Che taglio di capelli fare, no? Non è che una donna vada al parrucchiere e dice fa che cazzo vuoi, mi faccio una addormentata, magari da un parrucchiere sconosciuto diciamo, va da un parrucchiere sconosciuto e quello gli fa la cresta verde oppure la rapa zero. Cioè, prima vedrai, no, il modello, il taglio di capelli che ti piace, questo è fondamentale, no? Lo stesso discorso andrebbe fatto, diciamo, vabbè, se poi il parrucchiere fa quello che vuoi perché siete doppiamente coglione, però perlomeno se il parrucchiere ti fa un cattivo servizio, poi non ci vai più da quel parrucchiere lì,
Magari un parrucchiere ti fa un cattivo servizio, ma poi da quel parrucchiere lì non ci vai più. Magari se sei un coglione puoi anche prendere un bidone dell'auto, a parte che è difficile prendere un bidone dell'auto, perché quando hai visto il modello, hai visto i cavalli, hai visto la forma della carrozzeria, hai visto quanto consuma, se è diesel, elettrica o benzina, sarà difficile che prenda un bidone. Ma mettiamo che poi prendi un mezzo bidone, non è che poi la volta dopo te ne vai a comprare un'altra, no? E invece voi fate così. Perché scoprite che quello vi racconta balle invece di mandarla a cagare ci state. Quindi, per prima cosa, prima di innamorarvi, dovete capire chi avete davanti. Questo è un concetto fondamentale, no? È un concetto fondamentale. E per capire, non capire superficialmente da quello che una persona dice bla 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 bla, ma da quello che una persona fa. Perché se una persona fa delle cose e ne dice delle altre, già c'è un'incongruenza. E uno dice: ma questo, perché poi ci sono le stupide anche, no? Questo mi ha detto che è libertino, fai il libertino, io ne vorrei uno nei secoli fedele, ma ci sto lo stesso. E allora sei triplamente cogliona, non sei solo, anziché essere Ermete Trismegisto, no? Che era Ermete il tre volte grande. Tu sei la malgasciona tre volte cogliona. Fa anche rima, la malgasciona tre volte. Abbiamo coniato un nuovo termine perché da Ermete Trismegisto, Ermete tre volte grande, noi qua abbiamo la malgasciona tre volte cogliona. Quando è che la malgasciona diventa tre volte cogliona? Quando una persona fa delle cose e dice quello che fa. A te quello che dice e quello che fa non ti sta bene, ma presa da, diciamo così, un'emotività che non riesci a controllare, un'emotività che non riesci a gestire, ti innamori. Ma questa cosa qua vi sembra strana, ma non è così strana. Pensate a tutti quelli che fumano le sigarette. Pensate a tutti quelli che fumano le sigarette, ad esempio. Tutti quelli che fumano le sigarette. Ce ne sono certi che vorrebbero, ce ne sono certi che vorrebbero smettere di fumare, avrebbero voglia di smettere di fumare, ma non smettono di fumare. Non smettono assolutamente di fumare, nonostante vorrebbero smettere di fumare, non smettono. Non smettono di fumare, nonostante vorrebbero farlo e nonostante sanno che il fumo fa male. E questo è ancora peggio, no? Perché è una cosa che è ancora peggiore, no? Quante persone vorrebbero smettere di fumare, sanno che il fumo fa male, eppure continuano a fumare nonostante sappiano che il fumo fa male? Perché si nutrono proprio della sofferenza che c'è tra l'immagine ideale e l'immagine reale. Questo è un concetto fondamentale. Dovete tenere presente l'immagine reale dall'immagine ideale. Sono due cose fondamentali. L'immagine ideale che cos'è? È quello che io vorrei a livello logico-razionale. L'immagine reale è quella che, diciamo, è quella che io invece prendo a livello logico-razionale. Poi certo, si generano anche dei fenomeni competitivi, no? Ad esempio, tutte le donne, bravo Crazy Robby, che tu segui seminari, si vede che segui seminari e che ci capisci anche, perché chi volesse si può abbonare al mio seminario, il mio seminario base, e potrete riconoscere tutte le cose fondamentali nel seminario base, fondamentalmente. Qual è il concetto di fondo? Il concetto di fondo è che tutti quelli che hanno avuto una sfida in età infantile, adolescenziale, perché magari sono, ad esempio, le donne che hanno vissuto il tradimento da parte del padre, che fanno? Si innamorano di uomini che le tradiranno. Loro cercheranno di cambiarlo, bravo Crazy Robby, cercheranno di cambiarlo, ma invece non ci riusciranno. Si innamoreranno proprio perché questa persona non cambia. E questo dovete ficcarvelo in quella testa bacata. Dovreste ficcarvelo in quella testa vuota.
La vostra testa è come un watermelon. Come si chiama in inglese il melone? No, l'anguria, watermelon. Abbiamo la nostra grinettina che parla benissimo inglese. Come si chiama il melone? Watermelon? È giusto, il melone watermelon è green, veloce, rapida, rapida. Vabbè, vediamo, Green è un po' lenta perché è anziana anche lei e non ci sta dicendo se il melone, mi sembra che si chiami watermelon. Ecco, voi avete una testa come un watermelon, avete una testa come un watermelon. E quali sono queste 10 tattiche? Beh, e siamo arrivati alla prima. Abbiamo anche la Befana, Carampana, Betty Cottage. La prima tattica è quella di sapere chi è davanti. Questa è la prima tattica. La prima tattica è quella di sapere chi hai davanti, quindi comprendere chi è davanti. La seconda tattica, perché giustamente mi ha riportato all'ordine la nostra Betty Cottage, la seconda tattica è non cercare di cambiarlo e non cercare di cambiarti, perché è sbagliato. Allora, prima tattica, cerca di capire chi hai davanti. Seconda tattica, watermelon, brava. Seconda tattica, cerca, diciamo, di non devi volerlo cambiare. Quindi o lo accetti così com'è, ma non ti lamenti, oppure lo mandi a fanculo. Ma è fondamentale anche il terzo punto, se vogliamo, non devi cambiare tu, non ti devi depersonalizzare. Perché se ti depersonalizzi, cioè se tu provi a venire contro quelli che sono i tuoi valori, a venire contro quelle che sono le tue credenze, anche qua vivrai una sofferenza. È come da bambino quando non metti in atto l'atto di ribellione. E sono i bambini che non mettono in atto l'atto di ribellione. Che cos'è l'atto di ribellione? L'atto di ribellione si mette in atto quando i tuoi genitori vogliono importi qualcosa e tu accetti pedissequamente, no? Tu vorresti a scuola fare, che ne so, lettere, e invece vai a fare giurisprudenza perché tuo padre vuole che tu faccia giurisprudenza, oppure te vorresti fare, il cantante di chitarra elettrica, invece tuo padre ti vuole farmacista e vai a fare il farmacista. E questa è un'altra cosa importante, no? Bisogna semplicemente evitare tutte queste cose perché non ci portano ovviamente nessun risultato. E, scusate un attimo, che cazzo di Buddha? Ma porca troia! No, stavo vedendo perché sto cazzo di coso qua non sta in piedi. Puta chi pareo, guarda sto stronzo cornuto. Allora, questo è un'altra, no, un telefono che stava cadendo, no? Perché sono anche con sti qua del TikTok. Allora, un'altra cosa, la terza tattica, è la comunicazione. Devi comunicare in modo vincente. La comunicazione è la chiave di ogni relazione. Devi imparare a comunicare emotivamente, cioè devi imparare a comunicare con la sua parte emotiva, quello che spiego io nei seminari. Come minimo devi essere padrone del linguaggio non verbale, riconoscere i segnali di comunicazione non verbale, tuoi e suoi, saper utilizzare la comunicazione ipnotica di Milton Erickson, è fondamentale anche questa cosa, saper utilizzare la comunicazione ipnotica, la comunicazione non verbale, tutte le forme di comunicazione, queste sono strategie fondamentali. Non si può sedurre nessuno se tu non conosci queste cose. Non seduci neanche gli appendini, non seduci neanche i catramisti. Altra cosa, devi saper gestire il tempo. Non devi avere fretta, la fretta è cattiva consigliera, quindi la caratteristica è sii paziente, perché se tu hai fretta, chi ha fretta fa nascere i gattini ciechi,
Quindi non devi assolutamente avere fretta. È molto importante mantenere la calma e osservare quello che succede. Il concetto è: io ti mando uno stimolo e vedo il tipo di risposta che tu mi dai. Ma bisogna essere glaciali, bisogna essere freddi, bisogna saper gestire questo tipo di comunicazione. Il sesto punto mi sembra che sia, siamo arrivati al sesto punto, devi imparare a essere indipendente. Indipendente vuol dire che devi saper stare bene da sola o da solo. Non devi avere il bisogno d'amore. Perché se tu hai il bisogno d'amore, sei fottuta e tutte voi avete il bisogno, no, è la sesta, credo che siamo a sei. E il bisogno d'amore è quello che vi frega. Se voi siete bisognosi in amore, siete fottuti. Quindi bisogna imparare a stare da soli. Non c'è verso, se tu non impari a stare da sola, non impari a fottertene, diciamo così. Di avere una relazione, ci sono persone che a tutti i costi, no? Quelli che dicono piuttosto che niente, meglio piuttosto, questo si troveranno delle situazioni sbagliate. Ma siccome queste persone poi si agganciano sul desiderio e non sul possesso, perché le persone che si agganciano sul possesso cosa fanno? Si innamorano di chi non gli piace e si lamentano. Mentre invece quelle che si agganciano sul desiderio si innamorano di chi non se le fila e si lamentano. Però stanno appiccicate in una situazione, ma non dico anche che deve avere una relazione. Tu non devi inseguire neanche chi ti manda a fanculo. Perché dicevo, ci sono due condizioni negative, Betty Cottage. Una è stare con qualcuno che non ti piace piuttosto che stare da sola. È negativo, non devi farla. Lo fanno tutti quelli che si agganciano sul possesso. Seconda cosa, non devi continuare a perdere le bave dietro a qualcuno che ti fa rimbalzare, a chi non ti dà quello che vuoi. E questo lo fanno tutti quelli che si agganciano sul desiderio. Poi la settima cosa, diciamo, è far capire a questa persona che fondamentalmente lui ti è indifferente o lei ti è indifferente, cioè nel senso che quello che devi dire, chi ha, come dire, chi ha come possiamo dire, chi non ha la crisi di identità, quello che dice è una cosa interessante, dice delle cose del tipo: io sono quel che sono, se ti vado bene è così, se non ti vado bene non me ne frega un cazzo. L'ottava cosa è essere una sfida. Gli uomini difficili amano le sfide, quindi non devi essere sempre disponibile, devi porti come preziosa. Cioè, devi essere fondamentalmente una preda ambita, devi imparare a creare preselezione, perché se non sai creare preselezione, te la prendi nel culo fondamentalmente. Creare preselezione cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi interagire. Noi abbiamo un grande potere, che è il potere di interazione. Abbiamo un grande potere che si chiama potere di interazione. Che cos'è il potere di interazione? Il potere di interazione è un grande potere che è quello che ci consente di interagire fondamentalmente con le persone, no? Attraverso il potere di interazione noi possiamo interagire con le persone e questo è un punto fondamentale perché noi dobbiamo interagire con tante persone. Se mi piace Tizio, posso entrare anche in contatto con Caio. Posso anche entrare in contatto con Sempronio. Non devo darti l'esclusiva, cioè l'esclusiva io te la do quando è una cosa reciproca, perché altrimenti viviamo in situazioni negative. E l'ultima cosa invece è ricordarsi un fatto fondamentale, che poi alla fine dei conti noi abbiamo un grande potere di disinnamorarci. Quindi se le cose non vanno, non dobbiamo uscire da sconfitti e non dobbiamo neanche accanirci, perché se ci accaniamo, anche se le cose andranno bene, sarà sempre una vittoria di Pirro. Quindi quello è il grande potere che io posso disinnamorarmi. Come faccio a disinnamorarmi? Disinnamorarmi è abbastanza semplice. Devi imparare attraverso il potere che ho, che è il potere di interazione,
a darmi delle emozioni, perché se riesco a darmi delle emozioni riuscirò a sganciarmi dalle persone che mi fanno soffrire. Ecco, questi 10, diciamo così, queste 10 skills fondamentalmente, non so se ho detto giusto, si dice skills, skills sono abilità, no? Credo. Green apple, cosa vuol dire skills? Vuol dire abilità, credo, no? Abbiamo la nostra grenettina che parla inglese, skills credo che sia un'abilità, quindi se noi abbiamo queste 10 abilità, abbiamo la possibilità di ottenere dei risultati, disinnamorarsi quando le cose non funzionano, no? Quando le cose non funzionano. E come faccio a disinnamorarmi? Mi somministro emozioni e faccio degli atti di coraggio. Cioè, l'emozione più bella è mandare a fanculo una persona di cui sono innamorato perché c'è molta emozione compressa che non mi fila. Guardate, vi sto regalando solo questa chicca che vi sto dicendo adesso, dovreste fare donare, ognuno di voi dovrebbe donare 10.000 euro, 100.000 euro, 1.000.000 di euro dovreste donare ognuno di voi per questa chicca che vi sto dicendo. Qual è l'emozione più grande che potete darvi? Io sono innamorato di una donna, facciamo un esempio, che non mi fila, ma sapete che bella emozione dire vaffanculo, perché sono capaci tutti a dire vaffanculo al figlio del portiere, diciamo così, che di cui non me ne frega un cazzo, o a dire vaffanculo a una persona della quale non sono innamorato. Quello sono capaci tutti, ma e non mi dà emozione, ma io conquisto la mia parte emotiva se mando a fanculo proprio la persona che amo. Quindi amate qualcuno, se non vi dà quello che volete, mandatelo a fanculo. Vi darete un'emozione nuova, creerete una nuova ed eterna alleanza tra la vostra parte emotiva e la vostra parte logica. Questa è la buona novella. Quello che vi sto dicendo io è più importante di quello che vi ha detto Gesù sul Vangelo. Quello che vi sto dicendo io, altro che Vangelo, sono 10 Vangeli. E la buona novella è questa. Sono io portatore della buona novella. E adesso sto andando avanti nel mio delirio di onnipotenza. Comunque, detto questo, ovviamente scherzo, perché non è neanche, insomma, ovviamente scherzo, nel senso che era evidente che sono molto meglio, insomma. Va bene, dai, un saluto a tutti, un saluto a tutti. E internet...